Il capoluogo capitale del tartufo, con la Fiera Internazionale dei Tartufi d'Abruzzo che si è aperta oggi in città. Un appuntamento destinato a diventare una kermesse internazionale, l'Abruzzo è la seconda regione per la raccolta del tartufo nero. La manifestazione è a portata internazionale perché partecipano 10 buyers provenienti da tutto il mondo che incontrano aziende chef mondiali. Tante le iniziative previste che coinvolgono anche gli studenti. 60 le imprese che partecipano con oltre 40 stand, con il tartufo protagonista accompagnato da eccellenze del territorio. È la filiera dell'internazionalizzazione. Noi abbiamo iniziato con l'Expo Universale di Dubai, abbiamo continuato ad aprile con il forum sull'idrogeno. C'è un grande sforzo da parte della regione di fare la filiera dell'internazionalizzazione e fondamentalmente di rafforzare il sistema Abruzzo nell'ambito dell'internazionalizzazione. Non è molto conosciuto ancora a livello internazionale, quindi dobbiamo lavorare molto sotto questo punto di vista. La fiera internazionale quest'anno all'Aquila ci servirà proprio a questo e quindi non a caso qui ci saranno diversi importatori internazionali che abbiamo conosciuto, con i quali abbiamo avuto contatti nei mesi scorsi e quindi contiamo di moltiplicare la sfida strategica dell'internazionalizzazione. La fiera è promossa dalla Regione attraverso l'ARAP, l'azienda regionale attività produttive, in collaborazione con il Comune dell'Aquila, le Camere di Commercio Gran Sasso e Chieti Pescara, l'ARTA, le associazioni di settore. Interessante anche la parte convegnistica che avrà molti momenti di approfondimento. È un progetto questo che tende a valorizzare il nostro prodotto, a far sì che il tartufo d'Abruzzo venga conosciuto e valorizzato e quindi tutta la filiera produttiva possa trarne dei benefici. Ad oggi siamo stati la fortuna di tante altre regioni e di tanti produttori e trasformatori, soprattutto di altre regioni. Questo progetto vuol far sì che si valorizzi il logo, si chiuda la filiera e parte un progetto importante. Questa è la prima fiera internazionale del tartufo d'Abruzzo, il nostro modello è quello di essere conosciuti a livello nazionale e internazionale e puntiamo a modelli di fiera tipo quella di Alba, un qualcosa strutturato da far crescere anno in anno, si parte, questo è l'elemento importante. Il tartufo è uno dei prodotti di punta e di eccellenza della nostra regione, questa manifestazione internazionale che si trova alla prima edizione sarà un ulteriore passo in avanti per la crescita soprattutto delle aree interne, quindi c'è grande attenzione. Voglio ringraziare la Regione Abruzzo e il vicepresidente Emanuele Imprudente perché in questi 3 anni e mezzo ha contribuito a far crescere l'agricoltura, i nostri prodotti su tutto il territorio nazionale e internazionale.